pretesa eccessiva dire questo. Sicuro c'è da qualche tempo, l'ho accolto anche il collega Spiezia che siede a Eurojust, un cambio di passo, una maggiore fiducia da entrambe le parti. E credo che questa vicenda abbia rafforzato enormemente, ma come ho già detto nel corso dell'avvio della conferenza stampa, c'è stato un lavoro sinergico. La Procura di Nocera Inferiore, la squadra mobile, lo SCO, le squadre mobili di Foggia e di Salerno e la polizia tedesca, la magistratura tedesca ha operato quotidianamente come se fosse stata un'unica entità. Questo è stato possibile grazie alla intelligente attività di coesione che ha compiuto Eurojust. È stata una scelta felice averlo fatto fin dall'inizio, fin dall'avvio dell'indagine, non appena è venuta in rilievo qual era l'effettivo intendimento di questa holding, di questa joint venture che era stata costituita da napoletani, foggiani, albanesi e salernitani, perché appunto ci sono, avete visto, dei soggetti, uno anche a livelli di vertice dell'organizzazione. Diciamo che il loro obiettivo era appunto questa grossa rapina che era programmata in Germania, e quindi immediatamente l'attenzione si è rivolta al territorio tedesco, e chiaramente in Germania erano estremamente allarmati, perché azioni di questo tipo, che accadono purtroppo in Italia già da tempo, in Germania non erano mai accadute, e grazie a Dio non sono accadute neanche in questo caso. Quindi si è evitato che questa metodica, diciamo, che in Italia purtroppo vediamo spesso, venisse esportata anche in altri paesi dove appunto è possibile, evidentemente era possibile cogliere di sorpresa e indifese le forze che avrebbero dovuto intervenire. L'indagine parte dopo il colpo a Fisciano? Sì, l'indagine parte dopo il colpo a Fisciano, che subito, al quale poi ha fatto subito seguito un'altra azione analoga a Solofra, poi c'è stata anche una rapina agli scavi di Pompei. Erano tutte rapine che servivano a finanziare l'organizzazione, perché l'impegno al quale era chiamata l'organizzazione era estremamente dispendioso, sia per l'approvvigionamento di armi, sia per l'approvvigionamento di mezzi da utilizzare per l'operazione, sia per l'approvvigionamento di tecnologie specifiche. Abbiamo parlato dei jammer, che servivano appunto a inibire i segnali dei cellulari, degli allarmi e del GPS che erano a presidio, a tutela di questi blindati. Quello che poi era in Germania e che doveva essere oggetto di attacco era un blindato particolarmente robusto, come dire, cioè quasi un carro armato, abbiamo detto. Però questo non ha assolutamente preoccupato l'organizzazione, anzi, come ho già detto, quello che ha impressionato è la capacità di riorganizzarsi di questo gruppo tutte le volte che c'è stato un intervento che noi abbiamo messo in campo, anche mettendo a rischio in certi momenti il buon esito dell'indagine, perché l'obiettivo primario era proprio quello di evitare che ci fossero spargimenti di sangue o altre operazioni. E quindi siamo intervenuti più volte in disturbo per scoraggiare. Per esempio, ci sono state almeno due, forse tre rapine che sono state sventate grazie a questi interventi, ci sono stati anche degli arresti, sono stati altri eventi che avrebbero scoraggiato qualsiasi organizzazione di colpi in corso, però questo non ha disturbato l'organizzazione, i soggetti sono stati avvicendati da altri e l'organizzazione è andata avanti. Devo dare atto ai miei collaboratori, e sono stati caparbi, hanno fatto un'attività minuziosa e hanno riscontrato tra un evento e l'altro delle coincidenze. A seguito di questi dati che coincidevano è cominciata l'attività d'indagine. Un gruppo organizzato quasi in maniera militare, strategica. Assolutamente. La Germania, non solo,
Non solo, loro puntavano al colpo della loro vita sicuramente, ma dall'altro lato era una... ognuno di loro all'interno dell'organizzazione aveva un ruolo ben definito, o ciascuno di loro, chi era il basista, chi si preoccupava di fornire la documentazione, chi si preoccupava di comprare i jammer, qui come ha detto il procuratore anche il discorso delle maschere, quindi era tutto programmato al fine di arrivare alla destinazione finale, che è insomma il colpo in Germania. Ecco, in realtà situazioni, organizzazioni ben note soprattutto nella sua zona. Beh, non è la mia zona, lo è stata per alcuni anni, diciamo, che dal 2012 che il Servizio Centrale Operativo ha lavorato nella zona di Foggia. Abbiamo registrato in questi anni una crescita criminale da parte di questi gruppi. Prima era solo il foggiano, poi è diventata l'Italia. Adesso addirittura stavano valicando i confini nazionali per fare una rapina davvero cruenta, secondo i loro piani, in Germania. L'entità, insomma, si è detto una rapina multimilionaria, sarebbe stata quella in Germania, forse simile a quella del Biellese. Si parla di milioni di euro, chiaramente, almeno una decina di milioni di euro. Loro infatti avevano compiuto solo in questi 4 mesi altri 5 assalti qui in Italia solo per finanziare il colpo finale, il colpo della vita, quello che avrebbero messo a segno in Germania se non fossimo riusciti a intervenire per tempo. Grazie. Tele passe dalle telecamere dell'auto di Cocco nei luoghi compatibili con quelli della rapina. Poi è stato improntato un sistema di attività tecnica incredibile dalla mobile, tant'è che questo volevo sottolineare, nell'ultimo mese praticamente non c'era discussione, telefonata, spostamento che noi non monitorassimo. La mobile quotidianamente mi telefonava e mi notiziava degli spostamenti delle macchine che erano tutte ambientalizzate con il GPS e quindi noi abbiamo sventato, questa è una cosa che non è emersa in conferenza stampa, noi abbiamo sventato 3 rapine perché nell'attesa che venisse depositata l'ordinanza, proprio per evitare di procedere con i fermi, noi con attività di polizia abbiamo bloccato, perquisito, arrestato peraltro i membri della banda mentre andavano poche ore prima che andassero a fare a compiere le rapine. E poi è stato incredibile il ruolo di Eurojust, che ha consentito in un periodo storico come questo di disgregazione dell'Unione Europea, di disgregazione anche con il GPS, e quindi noi abbiamo sventato, questa è una cosa che non è emersa in conferenza stampa, noi abbiamo sventato 3 rapine perché nell'attesa che venisse depositata l'ordinanza, proprio per evitare di procedere con i fermi, noi con attività di polizia abbiamo bloccato, perquisito, arrestato peraltro i membri della banda mentre andavano poche ore prima che andassero a fare a compiere le rapine. E poi è stato incredibile il ruolo di Eurojust, che ha consentito in un periodo storico come questo di disgregazione dell'Unione Europea, di disgregazione anche all'interno degli Stati, noi abbiamo lavorato veramente come un'unica procura, questo è stato possibile tramite Eurojust, che ha avvicinato gli obiettivi, avvicinato le procure, noi ci siamo seduti intorno a un tavolo con gli interpreti, abbiamo pianificato tutte le attività di indagine, c'è stato un flusso informativo reciproco continuo tra l'Italia e la Germania, reciproco, questo è importantissimo. E poi questo strumento dell'Ordine Europeo di Indagine, che ha sostituito la rogatoria, che è una cosa incredibile, cioè io con l'Ordine di Indagine Europeo posso disporre attività di indagine direttamente sul territorio tedesco come che le disponessi in Italia. E i tedeschi hanno accesso. Da circa un mese e mezzo che è entrata, non so se è proprio il primo ordine di indagine europeo quello della Procura di Nocera, ma se non è il primo è tra i primi. E la Germania ha recepito, infatti in questo momento si stanno svolgendo attività speculari a quelle in Italia, in Germania, nel distretto di Coblenza, stanno interrogando persone, stanno facendo perquisizioni, sequestrando materiali di interesse investigativo che alla luce di questa grande collaborazione che c'è stata sotto l'egida di Eurojust ci verrà trasmesso in Italia, cioè i tedeschi ci hanno già detto vi daremo tutto quello di cui avete bisogno, quindi questa è la dimostrazione che quando si utilizzano questi strumenti che abbiamo, questi servizi, Eurojust, l'Unione Europea funziona e uniti si fa tanto. Grazie.